Ignorante viene dal latino ignorans, participio presente del verbo ignorare. Vuol dire che non sa, che non è a conoscenza, inesperto, impreparato. Automaticamente, ma ingiustamente, il termine assume una sfumatura molto negativa. Sinonimo di rozzo, col tempo ha anche preso, almeno in Toscana e soprattutto nel gergo dei ragazzi, il senso di prepotente e cattivo. Ignorante viene dunque a significare triviale, coatto, brusco nei modi, violento ed animalesco. Prevalentemente in Lazio, ma in tutta Italia, c'è anche il significato di grottesco e specialmente se riferito a un piatto assai pesante. Indugiamo sulla definizione perché intorno a questo concetto ruota tutto il libro. Alimentarsi è forse di per sé un atto ignorante perché riguarda il corpo nelle sue funzioni primitive, istintive e animalesche, preceduto dall'olfatto, dalla vista e dal tatto. Il mangiare parte dalla bocca, interessa l'apparato digerente e i suoi labirinti fino all'inesorabile esito. È un atto irrefrenabile quasi quanto il respirare. È uno degli istinti più basilari e per quante costruzioni antropologiche e culturali ci vogliamo anche giustamente edificare, resta una delle cose più basse che ci accomunano alle altre bestie. Secondo questo ragionamento, ogni piatto sarebbe ignorante. Dei germogli di soia al vapore non lo sono meno di una trippa al sugo, anzi di più, essendo poco elaborati. Ma per noi una ricetta è ignorante se pesante, un poco ripugnante, politicamente scorretta, mal vista dai dietologi, appartenente alla nostra tradizione povera, piccante, agliata, o comunque molto saporita, difficilmente digeribile o magari tutte queste cose insieme. Ci aiuteranno allora 6 tipologie di piatti. La prima, scandalosi. Prendete ad esempio le rane o le chiocciole. Prendete il sangue di maiale. Non tutti hanno il cuore di mangiare piatti contenenti tali schifezze. Ebbene, il libro si rivolge soprattutto a chi invece il cuore ce l'ha e non si scandalizza. 2. Lardosi. Il colesterolo, grasso presente nel sangue, svolge importanti funzioni per l'organismo. In diverse malattie si ha accumulo di composti colesterolici nei tessuti, è vero, ma esserne consapevoli non vuol dire abolire la salsiccia e il più ignorante bardiccio o rinunciare ai piaceri dell'antico squisito cibreo. Piuttosto consumiamone con moderazione. 3. Rozzi. Va da sé che un buon piatto della tradizione povera, preparato in maniera sobria, servito in modo rozzo, senza tante elaborazioni formali ed estetiche, rientra nelle ricette ignoranti. Vedi una panzanella, presentata nella tipica zangola verde, che tanto la fa somigliare a un pastone da pollaio. 4. Riciclati. Oltre all'esso rifatto in umido o riciclato in polpette, pensiamo ad esempio al pane raffermo trasformato in minestra di pane e, se successivamente avanzato, in ribollita, triciclato. 5. Ignobili. Definiremo così tutti i piatti cucinati con frattaglie, rigaglie, scarti di macellazione, tagli poco per niente nobili degli animali, zampe, interiora, teste, creste di pennuti, lingue, globi oculari, eccetera. 6. Indimenticabili. Piatti pesanti, perché contenenti carne, magari cruda, la cui digestione, si sa, impegna il nostro organismo per più ore. Piatti che lasciano in bocca un ricordo maleodorante perché pieni di aglio o di cipolla, o di peperone o di ravanelli. Piatti a base di legumi che ci gonfiano come fiaschi. Queste ricette, portatrici di nefaste conseguenze, sono protagoniste dell'ultima categoria. Antonio Pagliai, Andrea Gamannossi. Ricette ignorantissime.
112 pietanze toscane per far impallidire salutisti e radical chic. Carlo Zella, editore. 2022.